Siamo a Casale con Madonna Maria Rosaria, lei fa parte del Consiglio Pastorale di Casale. Per Casale è un grande giorno, infatti tra pochi istanti arriverà la Madonna di Pompei. Sì, per Casale è un grande giorno e penso un po' per tutto il circondario, perché è la prima volta nella storia del santuario di Pompei che arriva il quadro pellegrino a Casal di Principe. Come mai questa scelta? La Madonna di Pompei è molto sentita, c'è grande devozione per lei, ma come mai questa scelta? Forse non si vede molto spesso una cosa del genere. Sì, perché la Madonna Pellegrina di Pompei praticamente gira un po' più verso il mondo esterno, fuori dall'Italia, perché in effetti porta la sua parola fuori. Cercano di non farla venire in Italia, però Casal di Principe era una storia un po' particolare, un po' perché io ho fatto il primo spettacolo dedicato a Maria che è andato in onda su Rai 1 6 anni fa, come produzione proprio partendo da Casal di Principe, e un po' perché Don Franco ci teneva tantissimo perché questa Madonna arrivasse qui a Casale per portare una svolta, un cambiamento, qualcosa di diverso in questo paese. Proprio per accostare il nome di Casale a qualcosa che vada in una maniera diversa rispetto a quello che solitamente si ascolta. Sì, noi cerchiamo di portare Casal di Principe fuori da questo contesto, diciamo, con la Madonna di Pompei ci auguriamo, ci auspichiamo che porti tanta fede e tanto amore nei nostri cuori. Maria De Marco, presidente dell'associazione Nostra Signora di Fatima, un giorno importante per voi di Casal di Principe. Sì, importantissimo, perché una volta tanto noi dimostriamo a Casale, e quindi a Casale ma tutta la nazione, che Casale non è quella che ci fanno vedere per televisione, diffamati, discriminati, ma a Casale ci sono persone per bene, fedeli e ci tengono, e quindi attivisti alla grande. E in particolar modo per la Madonna di Pompei. Ma noi che siamo del gruppo di Nostra di Fatima c'è proprio una predisposizione per il culto mariano, quindi maggiormente sentiamo questa, la sua vicinanza, proprio perché con i collegamenti tra Fatima, Lourdes e Pompei, che ci rappresenta proprio la nostra zona, vogliamo proprio chiedere questo, quello di tutelarci. Mi racconti un po' che cosa fa la sua associazione? La mia associazione è nata come gruppo di preghiera, poi poiché la maggior parte del gruppo, infatti se lei veda, abbiamo scelto poi come piano di indossare questa divisa, proprio per identificare un po' i colori del culto mariano. Oltre a rivederci ogni 13 del mese per la legge del Rosario, abbiamo istituito anche un laboratorio di attività ricreative, così perché la maggior parte delle donne sono casalinghe e quindi è un momento per stare insieme, socializzare e fare questa attività, che poi noi vendiamo questi manufatti e il ricavato lo devolviamo in beneficenza per la Chiesa. Siamo con Corvino Filomena, lei è la preside dell'Istituto Comprensivo Spirito Santo di Casale. Allora, un grande evento quello di questo pomeriggio a Casale, che coinvolge anche i più piccoli. Certamente sì, non come Don Franco ci ha portato questa bella notizia che il quadro della Madonna sarebbe venuto qua a Casale, noi abbiamo dato tutto il nostro contributo a Don Franco. Dovete sapere che praticamente la mia scuola è la stessa platea
accoglie la stessa platea della Chiesa dello Spirito Santo. Quindi diciamo che lavoriamo molto insieme con Don Franco e lui ci ha coinvolto in tutto e per tutto. Già il 27 e il 28 la mattina ci saranno i ragazzini della scuola primaria e della scuola media che saranno là in chiesa. Il 1 marzo invece la mia scuola ha dato il suo contributo con un piccolo concerto, perché noi abbiamo un'orchestra musicale che è una scuola di indirizzo musicale. Poi adesso venendo qua ho visto tanti dei miei alunni, sia della scuola primaria che della scuola media. Per noi è un avvenimento veramente importante. Oggi parlavo con le mie insegnanti e domani mattina portiamo addirittura pure i bambini delle prime, che per quanto sono piccoli, però questo è un avvenimento grande e loro ne devono essere a conoscenza. Abbiamo chiesto anche ai genitori se volevano venire con i figli, quindi partecipiamo attivamente. Io sono di Casale, sono stata insegnante per tanti anni, adesso dirigente, però dai miei 7 anni che sono dirigente diciamo che vivo veramente il cambiamento, perché per alcuni anni si sentiva parlare però non era effettivo, invece adesso sì, si sente, è concreto, è vero. Nostra Signora del Santo Rosario di Pompei, Beato Bartolomeo. Don Franco incensa la Madonna offrendo con questo segno la nostra preghiera. L'incenso è simbolo della preghiera che sale a Dio attraverso le mani di Maria. In ordine, forza! Adoriamo la Vergine Santa nella parrocchia dello Spirito Santo per 5 giorni. Salve Regina! Madre di misericordia, piena dolcezza e speranza nostra parte. Maria.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Siamo in compagnia di Don Franco. Allora, lei ha voluto fortemente l'immagine sacra della Madonna di Pompei qui a Casale. Sì, abbiamo fatto richiesta al Vescovo di Pompei e all'Ufficio Missionario di Pompei. E dopo veramente una preghiera costante da parte della nostra comunità parrocchiale ci hanno dato l'opportunità di avere in mezzo a noi la Vergine Santa. Per noi è un segno di vittoria, perché Maria che viene a trovare i suoi figli qui a Casale, in questa terra detta dei fuochi, ma è una terra d'amore, una terra di pace, una terra che veramente sa guardare il cuore di Maria per arrivare al cuore di Cristo, e questo per noi è un segno di vittoria per noi casalesi. Noi casalesi che siamo devoti alla Vergine Santa, e in modo particolare, come diceva Don Carlo, andiamo noi da lei. Quest'anno invece la Vergine Santa ha voluto venire da noi e ci darà tante grazie, grazie individuali ma anche grazie per tutto il nostro paese. Come ha detto Don Carlo prima, la Madonna di Pompei che arriva qui nei luoghi di Don Peppe Diana arriva però anche per tutta la Terra dei Fuochi, quindi è un simbolo di speranza per tutta la Terra dei Fuochi, per la provincia di Napoli, per Caserta. E noi in questi giorni pregheremo per tutta la provincia di Caserta e di Napoli, in modo particolare chi è in prima linea proprio per questa situazione. E allora vogliamo pregare, chiedere alla Madonna veramente di donarci quella fede, quella speranza che possiamo cambiare, possiamo essere un popolo nuovo. Ricordiamo solo per quanto tempo rimarrà. Allora, la Madonna è arrivata questa sera alle 16 al campo sportivo, adesso la stiamo portando verso la parrocchia dello Spirito Santo, che resterà con noi per 5 giorni intensi di preghiera, di celebrazioni, ma intensa di intimità con il popolo di Casale. E come dice sempre il cardinale napoletano Crescenzo Sepe, che Amaron ci accompagna. E ci deve accompagnare per forza.
Grazie.